Salvini dice che il PD è diventato un autobus. Renzi, per l'appunto, oggi sostiene che l'ingresso della Boldrini è la prova che il PD è molto diverso dal partito che ha creato lui. È più di sinistra adesso il Partito Democratico? Ma intanto se fossi in Zingaretti e nei vertici del Partito Democratico esulterei parecchio, perché quando ricevi le critiche così brutali dai due Matteo, che poi sono la stessa cosa, Salvini e Renzi, devo dire che secondo me è un'ottima notizia. Quindi in questo senso il PD va verso la direzione giusta. Renzi ha fatto finalmente qualcosa di molto bello per il PD perché se n'è andato e si è portato via una sorta di bad company. Purtroppo non tutti, qualcuno è rimasto, speriamo che si allontani. La mia è una provocazione, ma fino a un certo punto, mi spiego. Io credo che allo stato attuale i nuovi acquisti, li chiamo così tra mille virgolette, le nuove entrate del Partito Democratico siano una sorta di semaforo. Il semaforo verde ancora non lo vedo, cioè secondo me un semaforo verde autentico sarebbe se rientrasse una persona come Bersani. Bersani porterebbe con sé tanti voti. Un semaforo rosso, anzi rossissimo, non nel senso di comunista, ma nel senso di disastro elettorale, è l'acquisto della Lorenzin. Io capisco che l'onorevole Boldrini debba essere giustamente garbata con una sua neocollega del Partito Democratico, ma se il PD vuole riconquistare i delusi dai 5 Stelle e gli astenuti e si prende la Lorenzin con Zingaretti che va lì tutto contento, firma la tessera elettorale, si fa la foto e dice testualmente: "Sono qui perché la mia idea di partito plurale coincide anche con l'arrivo della Lorenzin", ecco, questo significa sfollare i consensi. È un disastro in termini elettorali. Per quanto riguarda Laura Boldrini, secondo me a oggi è un, non mi fermo, sono veloce, è un semaforo giallo, cioè la Boldrini è una persona molto onesta, molto sincera, sicuramente di sinistra, è naturale che vada nel Partito Democratico, ma al momento, e lei purtroppo lo sa, non è così simpatica agli occhi di molti elettori. Quindi la sfida di Zingaretti e della Boldrini sarà quella di far capire che il nuovo Partito Democratico è molto diverso da come lo è stato fino all'altro giorno.